Sono nato in Argentina e sono in Italia dall'86, da quando avevo 22 anni. Allora ero musicista in carriera ed ero venuto in Italia per quello. Mi occupo di teatro da quando ho 30 anni. Attualmente sono pedagogo teatrale, cioè alleno gli attori. L'aspetto musicale in realtà, diciamo, una prima fase iniziale un po' ingenua, mi faceva pensare che musica e teatro sono vasi comunicanti, sono molto vicine. E quindi quella prima fase ingenua mi ha portato a prendere qualche scossa, qualche sberla, perché non era vero. Quindi poi incomincia una vera fase, una seconda fase dopo questo preludio, questa prima illusione, in cui cercavo quasi il contrario, cioè di allontanarmi dalla mia formazione musicale. Perché non mi era così di aiuto per fare teatro come io pensavo prima. Dopo la musica è rientrata dalla finestra, ma dopo molti anni. E adesso, certo, la musica la uso molto nel mio lavoro teatrale, sia come pedagogo, perché molte attrici, molti attori hanno un po' il mito della musica, per tante ragioni. E quindi cerco di dare quello che mi hanno dato, cioè di capire insieme a loro come si connettono teatro e musica in una maniera un po' più profonda, meno superficiale, meno sbrigativa. Questo come pedagogo. E, certo, come creatore penso che. Non penso, capisco sempre di più che mi serve molto la mia vecchia formazione come musicista. È lo spettacolo che chiude una decade del lavoro di un programma di ricerca, appunto, che avveniva in Polonia, a Wrocław. Era un progetto sostenuto dal Grotowski Institute. Io avevo lì presso loro un progetto pedagogico di formazione sull'allenamento degli attori e delle attrici che è incominciato nel 2007. Il 2017 chiudeva questo ciclo di 10 anni e l'ultimo progetto in cui mi stavo concentrando per quella parte di ricerca riguardava un certo repertorio di canto nel basso medioevo, soprattutto italiano, in cui lì sì, i confini tra musica e teatro e rappresentazione erano un po' più, erano meno definiti. In particolare in un preciso repertorio, una forma poetica, che a sua volta è una forma musicale, che a sua volta è una delle prime forme di teatro scritto in Italia, che sono le laude, quindi i laudari, quindi ci sono le laude drammatiche, le laude poetiche, ci sono le laude che sono forme di preghiera e ci sono le laude musicali, cioè sono delle melodie. E tutto si chiama lauda. E quindi c'è una specie di crocevia molto particolare che non dura molto, poco più di mezzo secolo, nel basso medioevo, ed è dal punto di vista prettamente musicale, quindi quando queste laude hanno anche la melodia, si tratta del primo repertorio liturgico in volgare. Quindi la prima musica, diciamo così, le prime melodie in cui si tratta la liturgia, ma la gente capisce di cosa si sta parlando.
grosso modo. Il programma di ricerca era su questo tema, sui laudari, e avendo molto materiale da questa ricerca che era pratica, quindi come si imparano le laude, come si trasmettono, come si possono mettere in movimento. Ecco, la lauda non dal punto di vista, diciamo, del materiale filologico, ma dal punto di vista pratico dell'azione, quindi come si cantano, se ci si muove cantando, come ci si muove, e quali sono i riferimenti per capire questo, e così via. Da tutto questo materiale, a un certo punto, mi sono nate alcune inquietudini, in particolare attorno alla figura femminile, alla figura della donna nella prima cristianità. E studiando un po' capisco che io non capivo niente, non sapevo nulla di questo, ma nulla di nulla. E incrociato al lavoro sulle laude, incomincio a interessarmi molto su questo e nasce un'idea più, diciamo, più artistica, ecco. Qualcosa da dire su questo, qualcosa da condividere su questo. Unito al fatto che la figura della donna nel basso medioevo è molto partecipe, e aveva tratto anche di questo, anche se nello specifico si occupa della genealogia, per così dire, che va da Eva, dalla prima donna per le scritture, alla madre di Gesù, quindi che cosa avviene nella genealogia femminile. E nasce l'idea di fare uno spettacolo. Beh, non sapevo, ma studiando questo, che ripeto, era nato come un'inquietudine, come un'intuizione, vengo a sapere che è una genealogia di sterilità, che si traduce poi in tardiva nascita, diciamo così, in tarda età, o di nascite dopo molta sofferenza, insomma. Naturalmente tutti i primogeniti erano maschi, perché era il futuro patriarca. E questa è la genealogia, no? Questa genealogia si rompe a un certo punto, allorché nacque una primogenita, che la chiamano la ribelle, cioè Miriam, Maria. E allora ero molto curioso di questo e ho composto lo spettacolo, ecco. Io non ho fatto lo spettacolo per dire cosa penso io sulla situazione o la condizione femminile di allora o di oggi. Sono naturalmente molto interessato e molto coinvolto in questo. Anche come compagno, anche come padre, io ho una figlia, come cittadino, come pedagogo. Ma lo spettacolo non è connesso tanto a una precisa idea da comunicare sull'universo femminile. Penso che non sono io chi deve fare questo. Lo spettacolo in realtà, attraverso questo snodo femminile, questo snodo di che cosa presenta questa genealogia, cosa presenta il tema di Ave e Eva, visto anche in chiave teologica, perché ci sono dei testi dentro lo spettacolo che interrogano questo tema. In realtà lo spettacolo parla, cioè il focus dello spettacolo è
il sentimento del mistero, che è un'altra cosa, è collegata, ma è un'altra cosa. Per cui penso che uno spettatore, una spettatrice come ieri sera, che poi aveva fatto una domanda su questo, no? Davanti a una situazione come questa, come quella che presenta lo spettacolo, in realtà si è davanti a un mistero, dove uno conosce delle cose, capisce o crede di capire delle altre, appunto crede di capire. Qualcosa capisci, ma qualcosa non capisci, e quindi un po' di umiltà davanti al tema, magari più ascolto, più che dire io ho da dire questo sulla condizione femminile. Il mio personaggio nello spettacolo, io mi sono incluso dentro il montaggio, è dietro il velo. Non sta da questa parte a far finta di capire questo universo femminile o credere che ha capito. Semmai cerca di capire, perché comunque si è davanti a un mistero, no?